పెట్టండి. Testamento è un progetto che avevo in mente da 7 anni. Mi girava in testa di fare una specie di concept, anche se non si deve dire, perché se lo dici alle case discografiche concept ti mandano via. Ma in realtà c'è un concetto di fondo. L'argomento trattato è la famiglia. Una cosa tipicamente familiare sono le ninne nanne, no? E questa è niente più e niente meno di una ninna nanna. Una ninna nanna al contrario. Molte ninne nanne, non so se voi ve le ricordate, ma a me da piccino mia madre me ne cantava una che mi faceva una paura boia. Insomma, dove il bambino in questione che ero io veniva protetto dalla casa da tutta una serie di mostri, tra cui c'erano anche lupi cattivi, streghe e quant'altro. Ecco, l'idea del pezzo è proprio di fare il contrario, e quindi di una ninna nanna dove sono gli esseri umani e il nostro mondo, essere il pericolo e i mostri essere quelli che ci salvano. Sono incapace a spiegare le canzoni a voce, incredibile. Pensavo di trovare qualcosa in stile Zen Circus, ma essendo il suo progetto solista, diciamo più cantautoriale, magari più acustico e così. In effetti il brano è una ballad, però è una ballad suonata, cioè ha dei pezzi rock molto, molto potenti. E quindi anche per il video ho pensato, diciamo, a due parti. Una parte appunto che rispecchia un po' la ballad, in cui appunto vediamo è lui che canta in questa strada abbandonata, e poi invece per sottolineare anche questa parte rock del brano, tutto il resto che succede attorno. Cioè, il cortometraggio ha un suo linguaggio, il videoclip ha un altro. Sono più, diciamo, come anche in questo caso, che non c'è una vera storia, cioè sono più quadri estetici di atmosfera, perché a me quando ascolto una canzone mi viene in mente un'atmosfera, un'estetica o anche un trick registico. Diciamo che secondo me il videoclip è più associabile tipo alla videoarte, quindi c'è più un'idea di base che però non è legata a un raccontare classico del termine del cinema o del cortometraggio.